Buonasera ragazze, ed eccomi di nuovo qui con un altro video. Questo sarà un videoblog. Passeremo un po' di tempo insieme. Praticamente ho intenzione di farvi vedere anche mentre preparo, diciamo, la cena per mio marito, perché ancora praticamente è tornato, ma se ne è dovuto andare di nuovo via perché aveva delle cose da sbrigarsi con suo padre. E perciò se ne è dovuto riandare di nuovo via. Adesso andiamo a controllare dov'è quella smorfiosa di Lara, perché sarà. Troppo silenziosa, e quando è troppo silenziosa io sinceramente mi preoccupo, perché vuol dire che c'è qualche danno. Ah, eccola. Ciao amore. Ciao, per una volta non stai facendo danno? Per una volta non fai danno? Ciao, ciao piccola. Per una volta non fa danno la piccolina. E ti. E sì. Praticamente già ho attaccato la lavatrice e ho steso appunto i vestiti. Questo è il manciato. Praticamente lo spenda. Adesso aspettiamo che lui venga, tra un po' apparecchio la tavola, ci faccia la telefonata per sapere com'è finita, che tempo ci vuole. Così, sta suonando il telefono, scusatemi, rispondo un attimo. Eccomi di nuovo qui. Praticamente era queste pubblicità di fast food e cose che mi avevano appunto telefonato. Siccome io ho appunto la Teletu e di connessione non mi trovo abbastanza bene, infatti ho intenzione di cambiare gestore, visto che già la prima bolletta praticamente è arrivata, io ho intenzione di cambiare appunto gestore perché Teletu sinceramente fa schifo. Pensavo che era meglio, ma fa totalmente schifo, proprio qui a casa mia non prende totalmente. Infatti anche per caricare i video ogni volta me la devo vedere, non va bene, infatti devo cercare di migliorare. Proviamo la Fastweb, di solito so che la Fastweb è la migliore, però vedremo, perché per la mia è una zona un po' così. Comunque vi volevo parlare appunto di questo appunto rossetto che vedete qui, che praticamente mi ha colpito l'estetica di questo rossetto. Mi ha colpito l'estetica, stavo dicendo, a me mi sembrava appunto che era di un fucsia molto 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 forte, proprio bello vivo, acceso, e invece no, perché una volta applicato lo potete applicare anche più volte, e di questo rosa che vedete qui. Invece qui è di un altro colore, cioè qua è più scuro, invece no, è rosa chiaro. Scusate un attimo, rispondo al telefono. Eccomi qua, scusatemi, ma oggi mi sa che è la giornata del telefono, oggi tutte la chiamano. Ci sono giorni che manco si fanno sentire, ci sono giorni proprio che mi tempestano di telefonate. Comunque, e vi stavo parlando di questo rossetto. Mi aspettavo, come vi stavo dicendo, che era un fucsia bello forte, e invece è questo rosina, proprio che vedete qua, questo rosa sfumato. L'unica pecca di questo rossetto, comunque a me mi piace lo stesso, comunque l'unica pecca di questo rossetto è che praticamente ieri l'ho tenuto praticamente 5 minuti in borsa, proprio 5 minuti il tempo della strada, perché proprio da casa mia è a 2 passi, e praticamente l'ho trovato sciolto. Cioè, l'ho acquistato di sera, caldo non c'era, però l'ho trovato appunto sciolto. Questa è l'unica pecca. E il rossetto dura abbastanza, perché oggi proprio a me mi è durato molto, infatti me lo sento anche un pochettino tuttora. E infatti sono stata lì in clinica a farmi la mia visita, la mia seduta, praticamente ho mangiato, ho bevuto e praticamente non mi si era appunto tolto del tutto. Era un po' sbiadito, però non mi si era
Torto del tutto. Praticamente questo rossetto si chiama Lipstick Yes Love numero 16. L'ho acquistato a pochissimo prezzo, proprio a 1 euro. E niente, se vi può interessare, questa è la macca, però ripeto, c'è questa pecca che praticamente si scioglie, non so per quale motivo, però come colore, anche se mi aspettavo molto molto più forte, perché l'avevo preso appunto perché era lo volevo molto forte, colore bello vivo, e invece è questo rosa qua sfumato, diciamo. E va bene così. Adesso che facciamo? Andiamo a apparecchiare la tavola. Cominciamo a apparecchiare la tavola, così già poi ci devo semplicemente mettere solo la pasta sopra. Ecco fatto che ho apparecchiato la tavola. Volevo appunto dirvi un'altra cosa. Volevo fare un ringraziamento a una persona che non mi ricordo adesso bene il nome. Allora, il nome di questa ragazza praticamente è la Betty I. Fication. Le mando un grossissimo bacio e la ringrazio mille per i bei complimenti che mi ha lasciato nei commenti. Veramente, veramente è stata graziosa, la ringrazio tantissimo. E niente, ringrazio anche tutti voi perché sto vedendo che il mio canale sta crescendo sempre di più, ne sono molto 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 contenta di visualizzazioni. Comunque, niente, adesso aspetto che si ritiri appunto mio marito. Ora tra un pochettino lo chiamo, perché ancora l'ho chiamato ma era ancora sbrigarsi questa cosa, adesso non ritardavo un pochettino. Tra un poco lo richiamo e vediamo un po' com'è finita. E niente, aspettiamo. Intanto adesso faccio altre cose, tocco un po' di cose non si vede, perché giustamente i maschietti sono un po' più disordinati rispetto a noi, perciò succede questo. Va bene, a dopo. Mentre io aspettavo qui ad annoiarmi praticamente e aspettare il mio marito che ritorna, io ho voluto provare questo trucco. Ho visto una foto che hanno pubblicato appunto su Facebook e mi è piaciuto questo colore e appunto l'ho voluto provare. Spero che vi piaccia anche a voi. Se vi piace me lo dite, casomai farò un tutorial, perché è un trucco molto molto facile da fare, non è neanche tanto difficile, anche se mi è venuto brutto come prima volta, però dai, può andare meglio. Comunque, mi è piaciuto un sacco, ho visto la foto appunto su Facebook, l'ho trovata e mi è piaciuto il colore, ho detto proviamolo alla fine, tanto non ho niente
perdere, passa un poco di tempo, ecco. E appunto lo sono passato provando appunto questo trucco, perché di solito prima che li faccio vedere a voi ho pensato di magari di provarlo da sola, perché ho provato a fare un video, era un disastro praticamente quel trucco. Fare quel trucco è stato proprio un disastro e l'ho dovuto anche cancellare perché ha perso abbastanza tempo. E niente, niente, adesso guardo un poco di televisione, vediamo che c'è il telegiornale, non mi piace. C'era avanti un altro, è terminato perché non so neanche che ore sono praticamente. Saranno le 8:20, appunto. Niente, adesso aspetto mio marito, quanto sarà pronta la cena e vedremo. Penso che dovrò chiudere perché poi dovrò appunto parlare di lui, delle cose, perché praticamente oggi ci siamo visti abbastanza poco e non ci siamo raccontati praticamente niente, perciò stiamo un poco appunto in intimità. E niente, ci vediamo dopo. Bene ragazzi, mio marito è arrivato, qui è tutto pronto praticamente. E niente, ci vediamo alla prossima con un altro video. Baci, buonanotte.